siamo andati al mare perché all'ombra ci sono 40 gradi. Allora vi faccio vedere Elena con la bandana. Elena con la bandana, saluta Gri, salutale. Andiamo a farci un bel bagnetto perché si muore. Chicca, andiamo al mare? Sì, con la bandanella contro il caldo. Però per strada tira questo bel venticello. Guardate i miei capelli, questi sono i miei capelli naturali di quando me li lavo e li lascio così asciugare. Tira questo bel venticello per strada e andiamo. Meno male che il tragitto è poco, 2 minuti. A piedi arriviamo. Ah, bella arietta! Oggi si sta bene secondo me. Pure un po' nuvoloso. È un tempo strano. Ma molto molto caldo. Cristian! Com'è il mare oggi? È agitatissimo, è brutto, vero? Orrendo. Ecco papà Elena, ma il mare è proprio mosso. Da un bacetto, papà ti trova gli altri sul film. Elena, vai alla doccia, vai alla doccia, vai. Vai, fai il bagnetto, vai alla doccia. Hai imparato a fare la doccia. Vai Elena. Elena aspetta tutte le docce. Vai, vai, quella aperta, vai! Vai Elena, vai! Elena aspetta la doccia. Vai, vai, vai! Sciacqua di piedini, brava! Vai, vai Elena, vai, metti quell'altro. Fanno la partitona, la spiaggia libera. Vai Gri! Vai Ale! Vai, vai, giocate! Ah, abbiamo anche il pubblico qua, vedete? Elena fa il pubblico. Forza Alessio, forza Gri, 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 segna per noi. Vai Ale, Gri, hai segnato il toro.
Ragazzi, siamo tornati, abbiamo fatto le docce e adesso, allora, ho passato l'aspirapolvere, ho piegato un po' di panni, vestiti, e ho già fatto, sto mettendo a fare una lavatrice di asciugamani, qua devo posare le cose del mare, devo lavare le borracce, eccole qua, e prepariamo la cena, anche se comunque questa sera abbiamo l'insalata di surimi pronta. Questa è l'insalata di surimi che ho fatto appunto oggi pomeriggio prima di scendere al mare. Solo che Pietro mi stava dicendo che ci vuole un altro po' di olio. Allora, ci vado a mettere un altro po' di olio perché ho detto che è un po' povera di olio, vabbè. Ci vado a mettere un altro po' di olio, basta. E giro. Il limone ce l'ho messo, l'aglio ce l'ho messo, l'erbetta ce l'ho messa, il sale ce l'ho messo e niente. Quindi questa è la loro cena. Elena ha un po' di pasta di oggi, la riscaldo. Adesso vabbè, la sua pastina. E questo è. Non fa così. Raga, si mangia, eh? Adesso si mangia, eh? Non se ne fa. Questo è il dopo cena. Aspetta. Il dopo cena. Allora, Elena ha scambiato il letto per un salta salta. Attenda che cadi, ti fai male. Guardate che salta salta. Guardate Alessio. Attenti che vi fate male. Il salto più grande. Vi fate male, però attenti. Fai salto. Saltiamo. Ale, sei stanco? No, un po'. Un po'? Elena per niente. Si vede. Vabbè, Elena si sta preparando per la nottata. Attenta che cadi. Attenta che cadi. Attenta che cadi. Attenta che cadi. Guardate, lei fa più grasso. Elena vorrebbe fare così, ma non riesce. Fa così, fa. Buongiorno, mamma mia. Ho messo questi capelli così perché non si reggono in nessun modo. Fa proprio caldo, caldo. Ho appena fatto i letti. Ho passato l'aspirapolvere. Ho steso una lavatrice, ne devo stendere un'altra. Facendo un'altra, la devo stendere e adesso vado a preparare pranzo, insomma il solito. Qua ho preparato già gli ingredienti e ho messo già un po' di cipolla qua dentro e andrò a fare una pasta e patate, ma non con tutte le patate perché un po' le andrò a fare bollite, e le carote le metterò, no, 4 più o meno, 2 mi servono per me, e poi le vado a cucinare e queste le frullo e poi le inserisco. Invece le patate le metto intere e poi le schiaccio con una forchetta e vi faccio vedere. Ecco qua, vedete, patate e carote adesso intere così le vado a consumare, poi le patate le schiaccio con una forchetta mentre le carote le vado a frullare e poi insomma le rimetto dentro. E al posto del sale ci vado a mettere un dado, solitamente li faccio io, adesso non ce l'ho più, quindi ho messo quello comprato, così è tutto più saporito. Invece queste altre patate le ho già lavate e asciugate, quindi le vado a mettere qui in questa pentola e le vado a bollire. Allora, così per stasera abbiamo un contorno. Queste poi le vado a tagliare e le vado a condire con olio, sale, aglio e erbetta per il semolo. Allora, fine cottura, le patate le vado a schiacciare con una forchetta, guardate così, tutte le patate, e invece le carote le vado a frullare, così si viene a creare una bella cremina. E poi aggiungiamo la pasta. Ecco qua, pulire. Adesso vado a frullare queste carote, ci ho messo anche qualche patata più grande, quindi vado a frullare tutto e
e rimetto tutto qui dentro. Ecco qua, frullato, adesso vado a rimettere dentro. Ecco qua, perfetto. Ho aggiunto un altro po' di acqua e qua vedo che sta bollendo, quindi vado a mettere anche la pasta. Ho scelto questa un po' mischiata, quindi la vado a mettere e la lascio cucinare, che sta a 10 minuti di cottura, quindi 10 minuti, poi vi faccio vedere come viene. E alla fine potete aggiungere quello che volete, formaggi, io vado ad aggiungere solo un po' di parmigiano e basta, perché i bimbi provola, tutti questi formaggi qua, insomma, non piacciono. Al massimo metto un po' di sottiletta nella pasta, ma o formaggini, niente di che, però non, altri formaggi, insomma, loro non piacciono. Che c'è Elena? Elena va sempre in giro con la sua coperta. Qui anche le patate sono pronte per essere sbucciate, le faccio prima un po' raffreddare. Qui la pasta è praticamente cotta, quindi ci vado ad aggiungere un po' di parmigiano. Ok, guardate, è bella cremosa. Adesso aggiungo il parmigiano, poi spengo e la faccio riposare una decina di minuti. Ok, non tanto tanto, se no fila troppo, a loro non piace. Okay. Adesso spengo, lascio riposare 10 minuti, spengo qua, ok. Apro, lascio riposare per 10 minuti, così si addensa ancora di più. Eccola qua, guardate che bella. Vado a fare i piatti. Guardate che bella. Adesso vado a fare il piatto a Christian. Ecco qua. Elena e basta, mangeranno loro due. Ecco qua. Così, insomma, è fredda e la mangia più volentieri Christian. Ok, eccola qua, la metto a tavola così si raffredda e poi la mangio, cioè, perché fa troppo caldo, quindi la metto almeno una ventina di minuti prima sul tavolo. Anche le patate ho fatto, le ho condite con olio, sale, aglio e un po' di prezzemolo, erbetta, proprio quello in gradelli già fatto, quindi vado a girare. Quindi abbiamo pure le patate per stasera, guardate che belle, queste sono le patate dei miei suoceri, sono spettacolari proprio. Per me una bella piadina estiva. Cucina sistemata, manca solo da sgrullare la tovaglia, adesso ci riposiamo un po'. Ragazze, io dalla mia postazione letto vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo video che inizierò a registrare dopo, praticamente. Ci sto prendendo gusto e no, mi fa piacere che vi faccio compagnia e qualsiasi richiesta di video particolare che volete, scrivetevelo nei commenti, così io prendo spunto e vi faccio appunto il video che a voi piace di più. Qua si muore, quindi vi abbraccio forte. Guardate Alessio, eccolo qua. E dai Ale, facciamo insieme la chiusura del video. Cosa devi dire? Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ok. Grazie amore, io vi lascio e dopo andiamo al mare. Vabbè, non vi dico neanche iscrivetevi, perché è una cosa che parte spontanea, quindi se vi va lo fate, altrimenti no. E niente, l'importante è che vi do compagnia e vi abbracciamo forte. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao. Chiudi tu! Bravo!